Thank you, Donette Viventi. Thank you for your speech. And I think European Child Security will be very active to support family and the fight against disability, in particular for children. Now, for me, it's an honor to have with us the delegate, Assessor Cioni Forte. We had a lot of support from the municipality of Florence, I have to say, the mayor gave us this big support, and Assessor Janet here with us, that represents a very important person in this municipality for different reasons, will give us his message. And I think the municipality of Florence will play an important role for the future with the Charter of Florence, because to be here in this room is absolutely very, very special for all of us. Please. Welcome in Florence for this important occasion. Buongiorno e da parte mia il saluto del sindaco che in questi giorni è fuori Firenze, fuori Italia, e conseguentemente non può essere presente a questa occasione. Un'occasione però che noi come amministrazione comunale riteniamo molto importante, di questo ringraziamo di cuore il professor Caffo e tutto il comitato organizzatore per questa occasione a Firenze e per aver voluto in questa prima giornata essere qui in Palazzo Vecchio. Molti congressi si svolgono nella nostra città, alla Fortezza d'Abbasso, dove voi domani svilupperete i lavori di questa importante occasione di studio, di approfondimento scientifico, di promozione, di divulgazione di un aspetto che spesso nella società non si vuole ascoltare, ma che è invece importantissimo conoscere, sensibilizzarsi, vivere come una questione che riguarda tutta la società e non solo coloro che ne sono colpiti o coloro che in modo meritorio si applicano a limitarne gli effetti. Devo dirvi che il fatto di vivere questa occasione preliminare al convegno nel nostro Palazzo Vecchio l'abbiamo particolarmente apprezzata, perché è un segno di riguardo, rispetto verso la città, ma testimonia la volontà in un'occasione di questo genere di parlare alla città, alla gente, e non solo a coloro che sono meritoriamente impegnati in questa occasione di approfondimento scientifico. Del resto, il fatto che alle ore 13 sarà firmata qui, in Palazzo Vecchio, la dichiarazione di Firenze costituisce per noi motivo di onore, di prestigio, di riguardo per una città che sul piano dei diritti umani ha sempre voluto essere in prima fila. Devo dirvi che il salone in cui voi siete è il salone che ha rappresentato nella storia il senso di una città che si apre al mondo, di una Toscana, perché le immagini che voi vedete sono quelle che Giorgio Vasari nel 1562 per ordine di Cosimo, Granduca di Toscana, sigillò come l'espressione della storia di una Firenze che si era allargata, che aveva ormai compreso tutta l'attuale Toscana, che diventava Stato e che aveva già 1500 anni di storia. Una sorta di storia di Firenze e della Toscana a fumetti che voi vedete qua intorno e che dava il senso di uno Stato che voleva, proprio sul piano dell'arte, della cultura, ma sul piano dei diritti umani, esercitare una sua funzione. Quando il 30 di novembre noi festeggiamo ogni anno il fatto che quello Stato, il Granducato di Toscana, fu il primo che nel 1786 deliberatamente eliminò dall'ordinamento la pena di morte, è il segno di una volontà che nella storia, qua a Firenze e in Toscana, si è ancorata alla ricerca di andare sempre oltre. E sul piano della salute mentale, degli interventi coraggiosi che questa ha richiesto proprio
per uscire dalla nicchia della segregazione, dell'eliminazione di questo profondo disagio. Vanta tante persone illustri sul piano della neuropsichiatria, anche per la mia conoscenza personale, il mio pensiero va al professor Amaducci, pochi anni fa scomparso, ma che rimane quindi una città che ha cercato nelle sue strutture scientifiche di dare il proprio contributo. Ecco, oggi mi fa fremere di orgoglio il fatto che in queste sale possa essere sottoscritta la Dichiarazione di Firenze, un atto di impegno particolarmente forte, con dei contenuti che coinvolgono la società, perché quando nelle carte che preliminarmente io ho letto si pone con forza l'accento sulla prevenzione, si impone sostanzialmente a tutti, nella scuola, nelle famiglie, nelle comunità sociali in cui noi operiamo, di porre il problema della salute mentale per i bambini e gli adolescenti come un obiettivo che ci coinvolge, che ci impone quella attenzione che solo il senso della comunità può portare davvero a dare dei risultati concreti sul piano dell'individuazione della patologia e degli interventi giusti sul piano della prevenzione. Insomma, oggi in questa che da 500 anni è la sala più rappresentativa della città, il simbolo di una Firenze che si apre al mondo, che vuole essere città del mondo, voi ponete dei passi molto importanti, perché di fronte alla società, di fronte alla comunità internazionale, i problemi della salute mentale per i bambini e gli adolescenti divengano problemi non solo degli studiosi che meritoriamente dedicano una vita, ma siano problemi di tutti, su cui la società si senta coinvolta e impegnata, viva in prima persona delle campagne come quelle che poc'anzi venivano evidenziate, e che il nome di Firenze serva affinché questa dichiarazione possa condurre a degli effetti concreti, possa stimolare sempre più impegni perché tutti si possano sentire coinvolti nell'affrontare queste complesse questioni. Grazie quindi di aver voluto questo congresso a Firenze, grazie di averlo voluto, diciamo così, anticipare con un segno evidente di coinvolgimento della città come l'occasione di oggi. Grazie per il lavoro che fate attraverso una vita di studi e di attività dedicata agli altri per affrontare una delle questioni che nella società così complessa, così competitiva, così individualista come purtroppo sta diventando la società di oggi è destinato ad essere evidenziato come un problema che coinvolge molte più persone di quanto comunemente la gente senta. Grazie davvero professor Caffo e grazie a tutti voi per la vostra presenza qua a Firenze.